Alfa Foxtrot, parla al mago. Mi ricevi, toro seduto? Qui, toro caduto. Ti sento, drago. No, Sly. Io sono il mago e tu, toro seduto. Ti sento forte e chiaro, spago. No, io... Oh, basta. Non riesci a essere serio. Certo che no. Senti, Bentley, anche se è la prima volta che scendi in campo, ti devi sciogliere un po'. Se vogliamo prendere quelle parti di Clockwork, ho bisogno che tu sia pronto. Quindi, qual è il tuo stato? Beh, sono in posizione nello scantinato. Posso modificare i collegamenti dell'ascensore di servizio se tu riesci ad alimentarlo dalla stazione di sicurezza. Resta dove sei, amico. Forse ci vorrà un po', ma troverò il modo di raggiungerla. Ecco fatto. Ok, fammi usare il terminale di sicurezza. I proiettori sono disattivati. L'impianto laser di sicurezza è fuori uso. Ora penso alla porta di sicurezza. Voilà, tutto a posto. Grazie. Per essere la prima volta sei andato bene. Oh, l'operazione è tutt'altro che finita. Ora che i laser e i proiettori sono disattivati, Murray dovrebbe portarsi in posizione per incontrarti. Io resterò qui a presidiare il computer mentre tu avanzi. A tutte le guardie, attenzione! Parla l'amministratore di rete! Stiamo installando un nuovo software nel mainframe di sicurezza. Non allarmatevi se alcuni sistemi sono temporaneamente fuori uso. E grazie! State facendo un ottimo lavoro! Secondo le mie informazioni, le parti di Clockwork sono conservate lassù. Per entrare dovrai raggiungere Murray al punto d'incontro. Purtroppo, lungo il percorso che attraversa il giardino, ci sono molte guardie. Nessun problema. Prenderò la strada lunga. Se ricordo bene, devi saltare e premere il tasto cerchio per correre sulle corde. Senza di lui. Skian, salute. Spero che il mio ingresso temporalesco non ti abbia fatto male. No, Murray, ero a distanza di sicurezza. Bene. La schianta di tuono non conosce amici o nemici. Distrugge e basta! Ottimo! Puoi scaricare una parte di quell'energia sul portone di sicurezza. Naturalmente! Super Murray non teme confronti! Oh.
tutto a posto. Hai di fronte un'altra barriera. Non temere, la piegherò come il burro. Ottimo lavoro, Murray. Sei in gran forma. Il mio corpaccione pesa troppo per quella funicella. Vai avanti e sblocca le porte dall'interno. Io ti aspetterò nel corridoio per aiutarti a trasportare le parti di Clockwork. Non capisco, Sly. Le parti di Clockwork dovrebbero essere qui. È tutto sbagliato. Dobbiamo interrompere subito l'operazione. Fermo, Cooper. Ispettore Fox, bellissima e imprevedibile come sempre. Mentre voi delinquenti siete così prevedibili, tornate sempre sul luogo del delitto. Delitto? Non ho rubato nulla. Per ora. Oh, davvero? Allora chi è entrato qui ieri notte per rubare tutte le parti di Clockwork? Il movente ce l'hai? Qualcuno ha già rubato le parti. Non fare il finto tonto. Carmelita, forse non è stato lui. La tecnica d'ingresso e le guardie uccise fanno pensare a un colpo della banda Claw. La banda Claw? Agente Nila, ti ho permesso di venire con me per fare un favore alla contessa. Non mi serve nessun aiuto. Invece penso di sì. Considera i fatti. I fatti? Sly Cooper è qui. L'ho colto con le mani nel sacco. Sto solo dicendo che al mondo ci sono altri criminali oltre... Sly Cooper! Inseguiamolo! Non ti muovere! Oddio! Aspetta, Sly! Gambe in spalla, Murray! È ora di andare! Fermati! Questo non era nei piani! Eh già! Imprevisto è il sale della vita! Non puoi fuggire in eterno! Si sta mettendo male. Voi andate a preparare il furgone. Io trattengo Carmelita. Finirete tutti in prigione. Vieni a prendermi al punto d'incontro. Ho intercettato un'email di Dimitri. Ha ordinato alle guardie di suonare la campana della barca quando la costa sarà libera. Sarà libera per far cosa? Questo non lo so. Suona la campana e seguilo senza farti vedere. Forse scopriremo cosa nasconde.
Sei stato bravo a pedinarlo, Sly! Non sospettava che tu lo stessi osservando mentre hai inserito il codice. Ehi, quella porta conduce alla pompa dell'acqua del nightclub. Bene. Ci potrà essere utile per il colpo. Ok, Bentley, per superare la barriera laser devi farla saltare. Premi il tasto triangolo per lanciare una bomba. Poi allontanati prima che esploda. Bel lavoro! Ora usa i dardi narcotici per neutralizzare la guardia. Premi il tasto R3, cioè la levetta analogica destra, per richiamare il Binocom. Poi premi... È svenuta. Lanciale una bomba mentre è a terra per tenerla fuori uso. Bentley, come te la stai cavando sul campo? Bene, bene, tutto bene. Devo solo piazzare una bomba su ogni pilastro della sfera stroboscopica. Poi posso andare. Perché vuoi distruggere la sfera stroboscopica? Il suo tonfo farà cadere dai supporti l'insegna a forma di pavone del Knight. Senti, non posso parlare, ho da fare. Abbi cura di te. Bentley, abbiamo sentito il botto perfino nel rifugio. Avevi ragione, metà dei bulloni dell'insegna sono stati divelti dall'impatto. Ok, Mari. Le sirene d'allarme metteranno di nitri sul chi vive durante il colpo. Ce ne sono tre e devi neutralizzarle tutte. Ehi, Bentley, non parlarmi come se fossi un bambino. Beh, sto solo cercando di chiarirti bene le cose. No, tu stai pensando che non ce la farò. Guarda che io sono l'uomo adatto per questo colpo. Altro che, non ti preoccupare. Super Marry annienterà gli allarmi e ne uscirà trionfante! Come on.
Ok, Sly, queste cabine elettriche alimentano la zona delle stampatrici. Per neutralizzarle, devi creare un contatto nei cavi dei proiettori. Mi dispiace, Bentley, i ventilatori sono troppo veloci per passarci sopra. Si possono rallentare da questo pannello di controllo. Ma per raggiungerlo dovrai vuotare parecchie tasche. Stai attento alle guardie con le torce rosse, però! Sono tutte in contatto via walkie-talkie e se una di loro ti vede o se ne attacchi una, l'intera missione è compromessa. Per derubare le guardie, portati di nascosto alle loro spalle e premi il tasto cerchio. Insisti, a volte devi frugare un po' di più. Prova 1, 2, 3, 3. Qui Dimitri parla tutto il personale del mio nightclub. Siate orgogliosi e felici. Ho sentito che c'è in giro un procione che ci disturba. Se vedete questo briccone, prendetelo, infelice. Non fate prigionieri. Picchiatelo, estremi. Rimedi, tutti per lui. Ok, facciamo. Ben fatto, Sly. Ora raggiungi il pannello di controllo per rallentare i ventilatori. Sembra che i ventilatori si siano fermati. Sfruttali per salire sul lampadario principale e inserire il contatto. Nella sala della stampatrice sono disattivati.